La simpatica fiera, giunta alla terza edizione, si è svolta presso il centro acquisti Il Nuovo Borgo a Sulmona. Fiera del benessere, salute ed estetica. Il pubblico del borgo ha fatto da cornice ai vari momenti che si presentavano nella galleria del centro commerciale. Due serate di eventi insieme ai migliori professionisti del settore. Siamo giunti alla terza edizione di questa manifestazione, che è abbastanza importante per quello che è il territorio di Sulmona, e poi inaugura l'inizio della bella stagione. C'è un po' di tutto: la danza, quello che è la moda per la nuova stagione 2017, moda sia intesa come abbigliamento e sia intesa come acconciature e pettinature da parte di personaggi importanti, parrucchieri importanti della zona. Serate di puro divertimento tra spettacoli di danza, musica, cura della bellezza e molto altro. Una ventina di espositori collocati nelle gallerie del centro commerciale. Produciamo apparecchiature elettromedicali, praticamente stiamo in collaborazione con la Sapienza di Roma, con i Gemelli e con Tor Vergata, dove giustamente noi, con la ricerca che fanno loro, cerchiamo di aiutare questi professionisti a mettere in pratica quelle che loro hanno proprio necessità di avere sotto mano, e sono apparecchiature che vengono dall'esperienza proprio di questi professionisti. E ultimamente abbiamo fatto alcuni brevetti, io tra l'altro ci siamo permessi anche di applicarle sulle nostre macchine che vedete qui in questo momento esposte. Abbiamo anche una macchina dove in questo caso magnetizziamo l'acqua da bere, perché praticamente pochi sanno che l'acqua ha una memoria, e noi ci siamo basati su questa ricerca che uno scienziato giapponese che si chiama Emoto ha scoperto questa cosa. L'igienista dentale si occupa di igiene, di prevenzione, di estetica dentale e soprattutto di informazione, di promozione della salute orale, e quindi lavora in collaborazione con gli specialisti della salute orale proprio per diffondere salute, ok, e promuoverla soprattutto. Intrattenimenti, performance, convegni, fitness, questi gli aspetti della fiera del benessere. I momenti più spettacolari sono certamente quelli della danza. Ci sono esibite le ragazze della scuola di danza Music and Dance di Ada Diani e della scuola di ballo Paradise Dancing Club. Noi, come ogni anno, siamo qui presenti perché il ballo è vigore, cioè ti dà tanta energia. Tommaso, la scimmia che fine ha fatto? Volevo fare una comunicazione importante alla cittadinanza. Dallo zoo è scappata una scimmia strana che si aggirava nel centro commerciale di Borgo. Se qualcuno la dovesse vedere, avvisasse subito le forze dell'ordine, grazie. Particolare interesse ha suscitato l'esibizione di alcuni istruttori di autodifesa. Domenica il pomeriggio al Borgo è iniziato con una performance live, tutto sulla moda 2017, curati dallo stilista Guido Di Sante. Ed ancora Spettiniamoci di Sandra Perrotta, ed ancora esibizione di parrucchieri Nico Fuselli e Roberto Cipolletti. È stata anche presentata una scuola di yoga presieduta da Simona Pipponzi. È un'associazione che quest'anno è affiliata con ASI e con ANDAS, sono due enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, quindi tutti i miei tesserati, tutti i miei allievi sono regolarmente tesserati e anche assicurati. Io ho due sedi per adesso, sto a Sulmona in via Cappuccini 104 e a Pratola presso la palestra Gimnica. Ancora una volta il pubblico ha affollato alla Galleria del Borgo per assistere a tutto quanto veniva proposto. L'evento è stato organizzato dall'associazione Soul Partnership. Ooh.